Bisogna intervistare una partigiana che vive a Civitanova Marche, ha detto il direttore. E io non l'ho fatto neanche finire di parlare. Sapevo già tutto. Si chiamava Wanda, vero? Ciao Wanda! Ciao Giulia! Come stai? Bene! E te? Allora avevo 16 anni, perché allora si finiva presto la scuola e si andava a lavorare presto. Che ero sul tram e stavo andando al lavoro. Passa un gruppo di persone. Erano dei fascisti con un gagliardetto. E uno di questi si stacca e dà uno schiaffo tremendo a un anziano, il quale perde il cappello. Io mi giro e dico, che ha fatto quello? Non ha salutato un gagliardetto. Me lo ricordo come se fosse oggi. Credo che abbia contribuito a fare determinate cose durante la guerra. Io faccio parte di quelli, piccoli partigiani, chiamiamoli così, hanno aiutato l'Italia a uscire da un incubo. Sono tantissime cose, Wanda. Riprendiamo domani?